Buongiorno e benvenuti a questa nuova conversazione con il Centro Moses. Oggi parleremo di attacchi di panico. Molte persone parlano di attacchi di panico, dicono di soffrire di attacchi di panico. Molto spesso però questo viene confuso con un'ansia generica. L'ansia, come abbiamo visto già in una precedente conversazione, è un'emozione naturale, biologica, però qualche volta la sua intensità aumenta al punto tale da compromettere le normali attività quotidiane. L'attacco di panico è la forma più acuta di ansia patologica e si caratterizza per alcuni aspetti specifici. Possiamo avere un attacco di panico improvviso o possiamo avere un attacco di panico legato a delle situazioni specifiche. In ogni caso, possiamo avere due grandi categorie di sintomi: quelli fisiologici e quelli psicologici. I sintomi fisiologici sono la difficoltà di respiro, per cui il senso di affanno, le palpitazioni, il dolore al petto, le sensazioni di soffocamento, di mancanza d'aria, la nausea, i capogiri, per cui la sensazione di stare per svenire, la sudorazione, tremori. I sintomi invece più squisitamente psicologici sono la paura e la sensazione che qualcosa di terribile stia per avvenire e la paura di perdere il controllo, di diventare pazzo e di morire. Esistono anche altri due fenomeni particolarmente associati al momento di panico, che sono la depersonalizzazione e la derealizzazione. La depersonalizzazione è una sensazione che consiste nel sentirsi distaccati da se stessi e dal proprio corpo, quasi come se ci guardassimo dal fuori. La derealizzazione invece è quella sensazione che si ha quando si percepisce il mondo intorno a sé come irreale. Di solito gli attacchi di panico hanno modalità di presentarsi varia. Possono venire una volta al giorno, più volte al giorno, più volte alla settimana o persino più spesso. L'attacco di panico di per sé raggiunge il suo picco massimo di intensità nei primi 10 minuti. Dopodiché, nel tempo e nel giro di circa mezz'ora, 40 minuti, l'ansia diminuisce fisiologicamente. Nel corso della vita ci possono essere dei periodi molto faticosi, dove si possono avere sporadicamente degli attacchi di panico. Questo tuttavia non significa avere un disturbo di panico. Che cosa significa avere un disturbo di panico? Un disturbo di panico è un disturbo psicologico specifico che si caratterizza per la presenza continuativa durante la giornata o nelle settimane di più attacchi di panico e dalla paura che l'attacco di panico avvenga, per cui da quella che viene chiamata paura della paura. Questo significa che in realtà il problema non è l'attacco di panico in sé. L'attacco di panico in sé non è un disturbo. Il disturbo emerge dopo il primo attacco di panico, quando la persona incomincia a provare quella che viene chiamata ansia anticipatoria. La persona, per evitare, tutti noi per evitare di provare questa ansia anticipatoria, mette in atto quelli che vengono chiamati comportamenti o di evitamento o protettivi, a seconda del sintomo specifico che abbiamo provato durante il primo attacco di panico, per cui se abbiamo paura di soffocare giriamo con la bottiglietta d'acqua o con le caramelle alla menta, se abbiamo paura di svenire controlliamo la stabilità del corpo o cerchiamo di camminare rasente ai muri. Un altro fenomeno molto spesso associato al disturbo di panico, non sempre associato, però molto spesso associato, è quello che viene chiamato agorafobia. Per cui noi possiamo avere un disturbo di panico senza agorafobia, un disturbo di panico con agorafobia. Cos'è l'agorafobia? L'agorafobia è un insieme di varie paure, è un fenomeno abbastanza vasto. Paure che però hanno tutte in comune
il fatto di aver paura di stare in un luogo o in luoghi dove sia difficile allontanarsi qualora si verificasse un attacco di panico, oppure aver paura di allontanarsi da luoghi che si ritengono sicuri in quanto in quei luoghi si pensa di non avere attacchi di panico. Questa è la spiegazione del fatto che persone che soffrono di attacchi di panico tendano ad evitare luoghi pubblici o affollati, che possono andare dal momento della messa all'andare dal medico di base piuttosto che andare nei supermercati o nei centri commerciali. Il problema grosso del disturbo di panico è quando diventa cronico e dunque va a rendere veramente invalidante, difficile la vita di una persona che ne soffre, per cui le persone possono avere ripercussioni sulla propria vita lavorativa, per cui aver paura di andare al lavoro, non prendere più la macchina, aver paura di affrontare una situazione di esposizione pubblica, possono avere ripercussioni familiari, per cui tensioni con la coppia, con i figli, la paura e la necessità di doversi muovere solo accompagnati da qualcuno o solo in certe condizioni, per cui la paura di andare in vacanza, liti e liti sulle mete per le vacanze o per i weekend, fino ad arrivare anche a problemi più squisitamente sociali, per cui ridurre la cerchia degli amici, la paura di andare a riunioni sociali, alle riunioni della scuola dei bambini. Quali sono i fattori che possono determinare l'insorgenza di un disturbo di panico o degli attacchi di panico? Possiamo avere fattori strettamente medici, per cui o fisici, malattie, la mancanza di sonno, l'uso di sostanze stupefacenti. Possiamo vivere un particolare momento di stress sul lavoro, nella famiglia, avere problemi economici, conflitti relazionali, malattie di familiari, lutti o separazioni. Un'altra spiegazione dell'insorgenza dell'attacco di panico è quel fenomeno che viene chiamata iperventilazione, per cui io continuo a respirare molto velocemente. Questo modo di respirare, senza che io me ne accorga, può determinare uno squilibrio nei gas del sangue e far emergere le sensazioni che abbiamo descritto in precedenza. Possiamo avere anche delle particolari caratteristiche della personalità di una persona che la porta ad essere più vulnerabile allo sviluppo di un disturbo di panico. Come si gestisce, cosa si fa quando comincia a emergere un disturbo di panico? La comunità scientifica ha valutato tanti tipi di psicoterapie. La psicoterapia cognitivo-comportamentale è stata identificata come la terapia d'elezione nel trattamento del disturbo di panico. Si possono utilizzare ovviamente anche i farmaci, per cui soprattutto nel momento di acuzie l'utilizzo della terapia farmacologica è altamente consigliato. Il vantaggio è che la terapia farmacologica ha un'efficacia a brevissimo termine. Lo svantaggio è che, come tutte le terapie farmacologiche, funziona finché uno la prende, ma se non si cambiano gli atteggiamenti mentali e le conoscenze di fronte alla paura e alle situazioni, alla sospensione della terapia farmacologica, non è detto subito ma nel tempo, l'attacco di panico potrebbe insorgere nuovamente, cosa che noi clinici vediamo abbastanza di frequente. Cosa prevede il trattamento, la terapia cognitivo-comportamentale? Una riformulazione storica del disturbo all'interno della vita della persona, la formulazione di obiettivi terapeutici ben condivisi e la psicoeducazione da parte del terapeuta sul funzionamento e la natura di questo disturbo, perché l'obiettivo principale è che la persona in primis diventi capace di padroneggiare i suoi stati interni e dunque di essere indipendente dalla presenza sia del clinico sia dei farmaci. All'interno
del trattamento, poi si utilizzano tecniche di gestione dei sintomi e di gestione di tutta l'attività mentale che può generare questi sintomi attraverso tecniche di mindfulness o la ristrutturazione cognitiva, attraverso il ridimensionamento del pensiero catastrofico che porta all'insorgenza del panico. Tutto questo poi va a declinarsi nella fine del lavoro, dove c'è una sintesi generale di ciò che è stato fatto per prevenire eventuali ricadute. Vi ringrazio per la vostra attenzione di oggi e ci vediamo alla prossima conversazione.